taglio del nastro per la mostra Mercato di Fano Fiorisce, l'evento inaugurato alla presenza di autorità cittadine partito questa mattina, un momento molto partecipato da tanti fanesi che hanno riempito l'area del Pincio invasa dalla presenza di ben 35 espositori tra florovivaisti, fiorai e operatori che commerciano attrezzi e supporti per attività da giardino. Quest'anno l'evento si arricchisce di un giorno in più di esposizione e ritorna nella cornice riqualificata del Pincio. Quale miglior posto per un richiamo ad una manifestazione che vuole esprimere proprio la cultura del bello, di una città accogliente, di una città viva, e quindi credo che il Pincio sia proprio la giusta location. È bello lanciare il messaggio che la città deve essere bella, fiorita, quindi sarebbe bello in questo periodo vedere le case, i balconi della nostra città riempirsi di queste magnifiche realtà verdi, fiorite, che anche tutti gli espositori che sono qui esprimono. La mostra Mercato si svolgerà fino a domenica 29 settembre, non solo in zona Pincio, ma sarà coinvolto tutto il centro con il chilometro verde che colora Corso Matteotti, con i tantissimi laboratori dedicati anche ai più piccoli per portare avanti l'idea del brand Fano Città delle Bambine e dei Bambini. La manifestazione promossa dal Comune di Fano, come ogni anno, gode del supporto e patrocinio della Regione Marche, attenta a valorizzare l'importanza del settore e i luoghi della città. La Regione Marche è sempre attenta alle iniziative importanti che si svolgono nella Regione Marche, iniziative belle ed importanti. Questa fiera, questa manifestazione, la Fiera dei Fiori, Fano Fiorisce, arricchisce, abbellisce e dà un po' di colore e di entusiasmo alla gente che viene, quindi un'occasione per vivere la città, per vivere il centro storico e ovviamente è un'occasione anche di promozione della città di Fano. Diverse le iniziative collaterali della mostra Mercato in programma già dalla prima giornata inaugurale. Gli eventi della mostra Mercato sono tanti e svariati e quindi la cosa più importante secondo me per il cittadino fanese è quello di aprire la pagina Facebook di Fano Fiorisce e leggerseli tutti, perché evidentemente la maggior parte degli eventi si sviluppa proprio qua al Pincio, dove c'è la mostra Mercato e dove al centro ogni giorno ci saranno dei workshop che insegneranno a come piantare i bulbi, a come sviluppare l'arte del giardinaggio. Avremo poi lungo il corso, in quello che abbiamo chiamato il chilometro verde, un gruppo di artisti che faranno live painting con un DJ set proprio di fronte alla fontana del Vangi. Dipingeranno dei pannelli delle tele per vestire tutti le fioriere del nostro Corso Matteotti. Infine, questa sera sarà inaugurata la mostra di arte contemporanea di Paolo Buzzi con la presenza speciale di Giuseppe Gigli.